per cui anche in questo municipio ci prendiamo degli impegni con i cittadini che riguardano alcuni punti importanti, tra cui alle prossime elezioni quello di costituire un assessorato alla legalità, al bilancio e alla trasparenza, dopodiché... Allora, andiamo adesso qui sul palco. Un coinvolgimento fortissimo di questa maggioranza, insomma da quello che abbiamo visto, queste condotte che inizialmente si volevano ascrivere solo alla precedente consiliatura, al sindaco Alemanno, in realtà sono continuate in questa consiliatura. Troppo facile dire non mi sono accorto di nulla o è una brava persona. Qua ci sono coinvolti, poi per carità c'è la presunzione di innocenza, ma persone molto vicine al sindaco Marino, che erano persone fiduciarie del sindaco Marino. Sindaco Marino a giugno 2013, come ricorda sempre Enrico, si sceglieva l'assessore Ozimo dichiarando che era una persona brava e di sua fiducia, e il presidente dell'aula Coratti veniva votato addirittura all'unanimità della maggioranza e con qualche consigliere oltre la maggioranza, e un presidente dell'aula, un presidente di commissione, un presidente di gruppo. Ma poi noi ricordiamo molto spesso una cosa che è indicativa, perché talvolta le cose sono proprio scritte nei numeri, cioè noi siamo entrati spendendo 1000 euro in quattro, Enrico ha speso 156 euro di una 136 euro di copisteria, io sono stato il più spendaccione, ho speso 400 euro sulla mia campagna da sindaco, gli altri due stanno in mezzo. Ma ci sono dei consiglieri che hanno speso il limite massimo, e questa sarebbe anche una proposta che vorrei sempre fare ai nostri parlamentari, cioè un consigliere può spendere 150.000 euro per fare la campagna elettorale, no? 150.000 euro non li prende in 5 anni, è chiaro che questo qualche meccanismo... Perché lo fa? Perché lo fa? Se sono suoi dovranno rientrare, se gliel'ha dati qualcuno dovranno rientrare. Quindi, e poi sono quei consiglieri che prendono il numero di preferenze più alte, quindi queste sono avvisaglie, altre avvisaglie gli erano state date, caso strano, da quegli assessori che poi sono stati mandati via, che qua c'era un assessore, tutti se lo scordano, no? Magistrato di Corte dei Conti, assessore al bilancio, che le cose le diceva, su Metro C, pure se non è oggetto di indagine, l'assessore Morganti aveva detto che quell'accordo da 90 milioni era illegittimo, l'hanno mandata via, l'aveva detto che sul sociale, che poi è proprio quel settore su cui maggiormente Mafia Capitale si incentra, c'erano delle spese che erano anomale, e invitava appunto a fare la centrale degli acquisti, perché da municipio a municipio lo stesso servizio costava anche il rapporto 1 a 10. Idem l'assessore Cutini, no? Che era quella che se n'è andata dicendo che l'illegalità doveva uscire dalla porta, però se n'è andata lei. Cioè Marino tante avvisaglie ce l'ha avute, e di troppe cose non se n'è accorto, e seppure non se n'è accorto, allora a fronte del... è troppo grave, a fronte dei coinvolgimenti nella sua maggioranza, degli arresti che ci sono stati, ci sembra pure che peraltro le indagini rispetto alla precedente consigliatura si siano estesi anche ad altri ambiti, e alcuni arresti lo attestano, come ad esempio la vendita del patrimonio, e noi sapete bene che campagna abbiamo fatto, che battaglia abbiamo fatto contro tutti i giornali, contro tutti che ci ignoravano, abbiamo fatto i nostri esposti su quella vendita del patrimonio immobiliare. L'indagine si è estesa pure lì, noi queste cose gliele contestavamo, lui ha fatto finta di nulla o non se n'è accorto. Sinceramente, chi non si accorge di tante cose con persone all'interno della sua giunta che gliele segnalano, è politicamente colpevole, e l'unico motivo per cui non fa un passo indietro è perché sa che in questo momento vuole prendere tempo, vuole traccheggiare, sta imbullonato alla poltrona, come dicono in molti, perché sanno bene che se si andasse al voto prenderebbero il colpo che meritano sostanzialmente. Non so se... I numeri si leggono, cioè noi a Roma paghiamo le tasse più alte d'Italia, siamo gli unici che pagano l'IRPEF allo 0,9 per pagare i buffi lasciati da Veltroni, e paghiamo la tassa rifiuti più alta d'Italia, il totale della tariffa è 800 milioni. Eppure Marino non ha chiuso un bilancio senza un aiuto. Peraltro noi dovremmo avere dei servizi perfetti, invece abbiamo i servizi che abbiamo, ed ogni volta Marino ha dovuto chiudere un bilancio con l'aiuto di un Salva Roma. Cioè la prima volta 300 milioni di Salva Roma, secondo anno 300 milioni in più di tasse e 300 milioni di Salva Roma. Per avere quel secondo Salva Roma il governo gli ha detto: guarda, ora mi devi dire però dove stanno gli sprechi del comune,
e loro stessi l'hanno riconosciuti. In questo documento che si chiama Piano di Rientro, che aggiunge degli ulteriori sprechi rispetto a quelli che Daniele ha individuato nella commissione revisione della spesa, loro stessi certificano che nei bilanci sono 550 milioni di sprechi, 90 sono in AMA, 90 sono in AMA su quegli 800 milioni che i cittadini pagano. E poi leggiamo dall'indagine Mafia Capitale che gli appalti AMA sono pienamente coinvolti nell'indagine, altri 70 sono in ADAC. Effettivamente, correttamente diceva Enrico, si continuano a sprecare male i soldi di questa azienda negli appalti, nei dirigenti, nei quadri, nelle consulenze date agli amici, e poi non ci sono 10-15 milioni di euro per rimettere a posto i treni della Roma Lido, perché basterebbero quelli, e siamo ancora con i vagoni del 1931. Quindi il programma è semplice, la cosa di cui ci siamo resi conto in questi due anni è che i soldi ci sono, la frase i soldi non ci sono è la più grande falsità che esista, i soldi ci sono, abbiamo anche individuato dove sono questi sprechi, si tratta di andarli a recuperare, noi possiamo farlo perché abbiamo le mani libere, loro non possono recuperarli questi sprechi perché sono gli sprechi con cui alimentano il loro clientele, questa è la verità. Grazie per essere stati qui con noi. Gracias.